Allora, buonasera di nuovo, grazie di essere qui nel centro aggregativo Don Pietro Arcuri. E dopo la cerimonia di intitolazione del museo do la parola al sindaco di Platania, Michele Rizzo. Autorità, egregi ospiti, cari concittadini, un cordiale saluto a tutti voi. 100 anni fa nasceva nel nostro paese, dal dottor Basilio e da Giuseppina Scarano, Valentino De Fazio, insigne medico e studioso, pioniere nella ricerca sulle malattie cardiovascolari, professore universitario e scienziato. Egli, pur se scomparso alla prematura età di 40 anni, ha lasciato un'immortale impronta del suo genio, che tutti noi abbiamo il dovere di mantenere sempre viva. Della sua eccelsa figura ne parlerà tra poco comunque il dottor Antonio Butera, nostro concittadino e già direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale di Lamezia Terme. L'amministrazione comunale che mi onoro di guidare credo che sia stata nel corso degli anni sempre attenta alle problematiche generali del territorio e dell'intera comunità platanese, ma anche pronta a non trascurare altri obblighi che la riguardano, tra i quali quelli di esprimere riconoscenza verso coloro che si spendono quotidianamente per la crescita sociale del Paese e quelli di onorare tutte le persone che danno lustro alla nostra terra. Ricordo le riuscitissime edizioni del premio organizzato dal Comune e dalla Parrocchia, o le tante iniziative programmate in memoria del nostro poeta Felice Mastroianni, o le cerimonie di intitolazione di strutture comunali a personalità platanesi che si sono distinti nell'ambito professionale, istituzionale, artistico e culturale. Non abbiamo dimenticato mai di mettere in risalto, scevri da ogni pregiudizio, i meriti di chi li ha o di chi li ha avuti, perché credo che questo nostro agire, oltre ad essere un dovere morale nei riguardi di tutte le persone che si prodigano per il bene comune, serva pure a stimolare i nostri giovani affinché si impegnino a dare il meglio sia per la loro crescita personale che per quella collettiva. Anche oggi siamo qui per gli stessi motivi, perché non potevamo certo far passare inosservata questa importantissima ricorrenza che riguarda un figlio illustre del nostro paese, veramente di grande spessore umano, medico, culturale e scientifico. Il sentimento che oggi domina in noi è quello quindi della gratitudine verso il nostro concittadino Valentino De Fazio per il grande contributo che gli ha dato nel campo della medicina, consentendo alla comunità scientifica con le sue ricerche svolte finanche in prestigiosi centri specialistici fuori dall'Italia di raggiungere importanti traguardi nello studio delle malattie del cuore in un periodo molto difficile, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ovviamente non erano nemmeno immaginabili le preziosissime scoperte di oggi. Grazie al suo talento, ma anche alle sue doti umane e culturali, egli ha saputo tenere alto il nome del suo paese d'origine, Platania, quello in cui è vissuto, Serra Stretta, e credo che possiamo dirlo senza ombra di dubbio anche quello dell'Italia intera. Per poter onorare degnamente il dottor Valentino De Fazio, l'amministrazione comunale ha richiesto, ottenendolo, un finanziamento dalla Regione Calabria. Per questo ringrazio l'ex assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano. Solo dopo è stato possibile, in collaborazione con la Proloco e l'associazione Felice Mastroianni, in particolare con l'architetto Paolo Nicolazzo, il dottor Antonio Butera e l'avvocato Raffaele Perri, ai quali porgo i miei più sentiti ringraziamenti per il loro prezioso impegno civico che profondono a favore del Paese, organizzare una serie di iniziative, compresa quelle di oggi, che spero possano dare il giusto risalto alla figura di Valentino De Fazio. Saluto calorosamente e li ringrazio per aver accettato il nostro invito, il vicario del Vescovo, Don Adamo, l'onorevole Domenico Furgiuele, l'onorevole Pietro Raso, il presidente del GAL dei Due Mari, dottor Franco Esposito, il presidente della Lamezia Europea, dottor Leopoldo Cheffallo, il comandante della stazione dei Carabinieri di Platania, maresciallo Giorgio Garafa, ed il nostro caro parroco Don Giuseppe D'Apa. Sono presenti in sala molti parenti di Valentino De Fazio, che saluto cordialmente.
in particolare il cugino Michelangelo De Fazio, che vive a Torino e che è venuto a Platania proprio per questa occasione, ed i figli degli scomparsi cugini Michelangelo De Fazio, Amalia Marotta, Domenico Cimino e Teresina Pagnotta. Permettetemi di salutare anche il sindaco di Serrastretta, l'amico Felice Molinaro, che è qui con noi come primo cittadino del paese, che ha ospitato per alcuni anni l'illustre personaggio, quando il papà, il dottor Basilio, altro bravissimo e conosciutissimo medico, esercitava la professione nella frazione Accaria di Serrastretta. L'avvocato Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme, la città nella quale De Fazio frequentò il corso di studi ginnasiali, e la dottoressa Simona Blandino, dirigente dell'Istituto Tecnico Economico di Lamezia Terme, la scuola che il 22 ottobre 1964 con una solenne cerimonia venne intitolata a Valentino De Fazio. Ringrazio infine il dottor Roberto Ceravolo, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Lamezia Terme, che arricchirà la giornata odierna con un'interessante e attinente relazione sull'evoluzione della cardiologia degli anni 50 del secolo scorso ad oggi. Nel centesimo anno della sua nascita si è pensato di ricordare Valentino De Fazio con le due importanti iniziative odierne, ma altre ne seguiranno. Come hanno potuto constatare coloro che hanno partecipato alla prima cerimonia sul corso principale del paese, l'amministrazione ha deciso innanzitutto di intitolare il Museo Civico di Scienze Naturali e di Micologia al nostro illustre personaggio. Per l'occasione di oggi la struttura l'abbiamo arricchita pure di una sezione medica, grazie alle gentili donazioni di strumenti sanitari e manuali d'epoca appartenuti agli scomparsi medici condotti del paese, dottor Raffaele Perri e dottor Gabriele Cerminara, da parte dei loro familiari, la professoressa Mariangela Perri, Luigi Perri ed il cancelliere Michele Cerminara. L'amministrazione comunale, fra l'altro, aveva un debito morale nei confronti di Valentino De Fazio e dei parenti, poiché, come è noto, l'edificio scolastico che portava il suo nome fin dal 22 febbraio 1962, posto nel quartiere Cruci di Platania, non veniva utilizzato più come scuola e nemmeno come sala polivalente, per cui ormai si era persa traccia dal punto di vista toponomastico di un luogo a lui dedicato. Ecco perché questa nuova intitolazione di un altro edificio pubblico a Valentino De Fazio, di una struttura che continueremo ad arricchire con esemplari medici, scientifici, naturalistici e micologici. Speriamo che il museo possa servire a mantenere alta la memoria del nostro personaggio e a contribuire a far conoscere a tutti i visitatori le altre interessanti bellezze del paese che gli ha dato i natali. Per onorare con più continuità la figura di Valentino De Fazio, comunque, abbiamo pensato di organizzare un'iniziativa più stabile a lui dedicata. E con delibera di giunta comunale del 9 gennaio ultimo scorso si è deciso di istituire anche il premio Valentino De Fazio. In pratica, un riconoscimento da consegnare con cadenza biennale ad una personalità che si sia distinta nel campo medico e delle scienze e che abbia dato lustro alla nostra terra. Riflettendo sulla figura di Valentino De Fazio e sulle sue ricerche scientifiche e conoscendo la brillante e veloce carriera fatta nello stesso ambito professionale da un nostro conterraneo, il dottor Italo Porto, professore ordinario di malattie cardiovascolari all'Università di Genova e direttore della clinica delle malattie dell'apparato cardiovascolare dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, per questa prima edizione il nome che ci è venuto in mente, senza bisogno di pensarci tanto, è stato il suo. Dalla relazione sulla figura del professor Porto, che farà tra poco il presidente della Proloco, vi renderete subito conto che il nostro personaggio è veramente tra le persone che stanno dando lustro alla nostra terra di Calabria e che gli merita non soltanto questo modesto premio che abbiamo deciso di consegnargli noi, ma altri ancora più prestigiosi che sicuramente arriveranno, come i tanti che già ha ottenuto. Il professor Porto è qui presente per ritirare il riconoscimento. Lo saluto e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. E prego tutti voi di accoglierlo con un caloroso applauso di benvenuto. Della figura del dottor Porto, come ho già detto, ne parlerà Paolo Nicolazzo. Io comunque vorrei anticiparvi una sola notizia, quella che inorgoglisce noi platanesi. Il personaggio che oggi premieremo è figlio di una platanese, la professoressa Luigia Cimino di Ferdinando,
e di un platanese acquisito che ha vissuto tanti anni a Platania, il dottor Enzo Porto, che saluta entrambi affettuosamente. Il professor Italo Porto con la sua famiglia all'età di 5 anni si è poi trasferito nel vicino comune di Conflenti, dove il papà ha iniziato ad esercitare la professione di medico e dove ha ricoperto anche la carica di sindaco. A proposito del comune di Conflenti, permettetemi di rivolgere un saluto anche all'attuale primo cittadino di questo comune, il dottor Serafino Paola, che oggi è qui in rappresentanza di tutta la sua comunità per condividere con noi l'emozionante momento che vivremo tra poco, quando verrà consegnato ad uno stimatissimo ed illustre figlio dei nostri due paesi, al professor Italo Porto, il premio dedicato a Valentino De Fazio per la sua prestigiosa attività scientifica, clinica e di docenza svolta nel campo della cardiologia e per il suo profondo attaccamento alla terra natia. Questa nostra bella terra di Calabria, pur se martoriata da tante problematiche e pur se per una serie di motivi non è mai riuscita a svilupparsi bene, ha dato i natali nel corso dei secoli a talenti di alto valore che si sono affermati nel mondo nei più disparati settori della vita sociale, culturale, scientifica, economica e politica. Valentino De Fazio e Italo Porto ne sono la dimostrazione e l'elenco è lunghissimo. Il rammarico di tutti noi è quello che però tanti nostri talenti sono costretti ad esprimere le proprie capacità solo fuori dalla nostra amata terra di Calabria e spesso addirittura all'estero. Auspico che un giorno i nostri cervelli possano scegliere, come avviene nelle regioni più progredite, se restare o meno nella loro terra d'origine, senza essere costretti a fuggire lontano per dimostrare quanto valgono. In questa memorabile ed emozionante giornata, dedicata alla celebrazione del 100° anno della sua nascita, rendiamo onore a Valentino De Fazio e rivolgiamo i nostri migliori auguri per altri maggiori successi al professor Italo Porto. Al presidente dell'Associazione Culturale Felice Mastroianni, Antonio Butera, che ci delineerà la figura del professor Valentino De Fazio. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. A me hanno affidato il compito di parlare, di illustrare la vita e le opere di Valentino De Fazio. Qui nella prima diapositiva vedete il suo busto, che è collocato nell'Istituto di Lamezia Terme. Alcune notizie sono state già dette, quindi passo rapidamente a dirvi che è nato il 7 dicembre del 1920 a Platania da Giuseppina Scarano e Basilio De Fazio, il famoso Don Basilio a cui tutti si ricorreva quando le patologie diventavano misteriose. Poi è rimasto a Platania per 8 anni, ha cominciato la scuola elementare a Platania e si è trasferito col padre a Serra Stretta, dove per la condotta che aveva ottenuto il papà. Ha completato la scuola elementare a Serra Stretta e poi ha studiato al liceo ginnasio Francesco Fiorentino di Lamezia Terme, dove ci ho studiato pure io modestamente e tanti altri qui. Quasi tutti, diciamo, no? Quelli che hanno fatto il liceo. Poi andò a Napoli e si è diplomato al liceo Umberto I, uno dei più prestigiosi di Napoli. Qui ho scritto che la sua formazione culturale era stata sostanzialmente umanistica. Non è una frase messa a caso, perché all'epoca l'umanesimo non si distingueva dalla scienza medica soprattutto. C'erano anche in quel periodo molti scritti, molte polemiche, se la scienza medica poteva essere giudicata valida di essere definita umanistica o meno, eccetera, eccetera, ma non mi dilungo su queste cose. Però sta di fatto, vedete, che lui ha scritto molto e se si leggono i suoi scritti e si paragonano con quelli di Roberto Ceravolo, per esempio, o anche con i miei articoli, eccetera, c'è una differenza abissale di linguaggio, delle capacità espressiva, del numero di vocaboli usati rispetto a noi. Tutte cose che si sono man mano sono andate perdendosi. Si è iscritto in medicina
nel 1937 si è laureato a 6 anni precisi secondo il corso di laurea. Non è andato fuori corso, ha preso pure 110 e lode. Ma la cosa curiosa, vedete, in pieno fascismo lui privatamente ha cominciato a studiare tedesco, inglese, francese e svedese. E poi ha preso 2 specializzazioni in radiologia ed elettroterapia, che ha visto il museo adesso, ha visto delle apparecchiature di elettroterapia che venivano utilizzate correttamente all'epoca. Si dava delle virtù miracolistiche all'elettroterapia. Adesso l'elettroterapia si usa ancora, si usa in riabilitazione soprattutto, però allora si usava per curare tutto praticamente. E in tisiologia, chi è un po' più antico, si ricorda la grande mortalità per la tubercolosi che c'era all'epoca. Quindi la laurea in tisiologia è quella che poi è diventata la broncopneumologia ai tempi nostri in pratica, ma è partita proprio come lotta alla tubercolosi che mieteva vittime a centinaia. È stato assistente in clinica medica, poi con una borsa di studio del governo svedese si è trasferito in Svezia. Chi è un po' più vecchio, professori di cardiologia qui presenti, si ricorda la grande patologia delle valvole cardiache, che adesso è quasi scomparsa, ma che all'epoca era frequentissima. La cardiochirurgia è nata come chirurgia valvolare, poi si è arranciata con la chirurgia dei bypass, mo sta morendo perché gli angioplasticari qui gli stanno togliendo il terreno sotto i piedi. E quindi andò a Stoccolma. A Stoccolma sono nate le prime valvole cardiache artificiali. Ecco perché era un posto privilegiato per chi era appassionato di quella cosa, di quella branca. E lì ha ricevuto molte lodi, molte, diciamo, riconoscimenti, perché era colto e simpatico, aveva questo carisma della simpatia, della benevolenza, che credo che gli sia giovata un po' nella genetica dei platanesi, signor sindaco. Scusate se ogni tanto faccio un richiamo occasionale, no? Credo che gli sia giovata nel saper coltivare i rapporti umani. Ha preso la libera docente, è stato il primo in classifica su 90 candidati, il primo classificato su 30 idonei, però se n'è andato negli Stati Uniti, dove è diventato professore di medicina generale, ha avuto il titolo di Master of Science e soprattutto primario di cardiologia. All'epoca la specialità cardiologica in Italia non c'era, in Europa non c'era, la cardiologia era una branca della medicina interna. Negli anni 60 in Italia è diventata cardiologia specialità a sé stante, quindi lui era una specie di precursore del discorso cardiologico, non solo, ma era un precursore della famosa fuga dei cervelli. La fuga dei cervelli, come vedete, non è solo adesso, ma è stata anche in altri tempi. Il solo fatto però di averla concepita in quel tempo, la sua fuga, era l'indice di una certa genialità, di una certa proiezione culturale diversa dalla massa, diciamo. Tornava quasi sempre in Accaria, dove visitava gratuitamente, ha avuto pazienti illustri, tra cui il ministro, come si chiamava, di Cosenza, Mancini, tra cui il nostro poeta, Mastroianni. E quando morì giovanissimo, ancora a 40 anni non compiuti, vennero da tutto il mondo ai suoi funerali, perché i colleghi non l'avevano mai dimenticato. Negli Stati Uniti
Io non si è letto bene, ma c'era qualche riconoscimento che diceva che gli Stati Uniti non potevano perdere un medico di quella elevatura, una lettera scritta al Congresso. Adesso io qui ho trovato su PubMed, Italo, le sue pubblicazioni, quelle che hanno potuto mettere, perché le prime sono del 48, non ci sono i testi, ci sono solo i titoli in inglese. Io ho sottolineato alcune di queste parole dei titoli scientifici. Vedete al secondo punto colesterolo, lo vedete? Vedete cateterizzazione del cuore? Stiamo parlando degli ultimi, primissimi anni 50. Vedete aneurisma dell'aorta ascendente, quella che fa passare i guai ai cardiologi? Questa è una patologia che tuttora fa passare i guai ai cardiologi. Qui ha fallito, no? L'analisi vettoriale dell'elettrocardiogramma, questa è una cosa che a me è stata insegnata nella specializzazione e non l'ho mai capita, e fortunatamente non ha avuto fortuna, è rimasto solo l'elettrocardiogramma ma non il vettorcardiogramma. Credo che Italo nemmeno l'ha sentita la parola, anche se al Gemelli lo usavano, è vero? Qualcuno ancora insiste? Qualcuno? No, spero di no. Poi vedete la stenosi valvolare aortica, la patologia della valvola mitrale, appunto quella a cui mi riferivo, ma soprattutto adesso vi faccio vedere. Lui ha scritto i capitoli di cardiologia di questo trattato di Di Guglielmo, che per gli addetti ai lavori, mi scuso se qualcosa diciamo tutto il pubblico, era il Braunwald dell'epoca, per intenderci. Guardate quali capitoli ha scritto. Le malattie del miocardio specifico, ne abbiamo cominciato a parlare negli anni 80. È vero o no? Cuore polmonare acuto e cronico, vabbè, embolia, ma ipertensione polmonare, ne abbiamo cominciato a parlare negli anni 2010. Di questi argomenti di cui lui scriveva negli anni 50. Poi ha fatto tanti lavori di radiologia, eccetera, una sessantina di lavori. Quando è morto c'è stato veramente un dolore sincero da parte di tante persone. Io devo a Michele Cerminara, che ha scritto degli articoli alla morte di Valentino, anche sul Mattino di Napoli, che aveva ricevuto una lettera di Felice Mastroianni che parlava di questo medico che era morto giovane, e lo ricordava sia come medico in questa lettera, sia come scienziato e sia come studente. Io ho estrapolato delle frasi perché sicuramente non saprei dire meglio di Felice Mastroianni, quindi sfrutto, vero, questa lettera. Lui era al liceo, era un po' più grande, però l'aveva conosciuto come studente, un giovinetto dall'ampia fronte e dallo sguardo assorto, e splendeva del segreto riverbero della bontà e dell'ingegno, di cui noi parlavamo ammirati, del vigore e dell'ardore di un'anima eletta e destinata ad un radioso avvenire. Poi come scienziato, il più modesto, il più mite e generoso, il più buono, il più alieno dai clamori propagandistici e dalle ostentazioni. Attenzione a tutti i virologi che fanno gli esperti in questo momento in televisione. Quelli che ne capiscono davvero e che quindi hanno vissuto la mucca pazza, la SARS, la viaria, la suina, la ebola, chi più ne ha più ne mette, quelli in genere non compaiono in televisione, rifulgono. Chiusa la parentesi, perché dice che io sono sempre polemico, eccetera eccetera. Parliamo invece come medico adesso.
L'immagine del medico, paziente, soccorrevole ed illuminato. Ma quello che mi è piaciuto di più è questa, Si ripiegò su di me per ridarmi la salute e la fiducia in me stesso. Sento ancora il balsamo di quelle mani vivificatrici ed il battito di quel cuore grande. Poi diceva, ad Accaria riportava il sorriso e la speranza nel cuore degli uomini che lo avevano atteso, lo aspettavano quando arrivava per farsi visitare. Io credo che il padre era pure un po' geloso, Lui era molto legato alla mamma era legatissimo, e a Platania pure, perché la mamma veniva a Platania un paio di mesi all'anno. E nel 64, appunto, credo che di non avere sbagliato data, ma sicurissimi non siamo, la delibera gli è stata... gli è stata intitolata la scuola elementare di Platania. Qui, questa è la lapide e questo è Don Raffaele. Questo è Cicco Francesco. Questa è Donna Ela. Don Santo però non si capisce perché di sbaglio, credo che sia Don Pietro. Don Santo, Don Santo, Don Santo. Ho sbagliato, ragazzi. Allora, a Lamezia gli è stato intitolato, e qui abbiamo la data sicura perché lì a Lamezia le delibere non si perdono, capito? Allora, la fotografia sì. E allora, gli è stato intitolato l'Istituto Valentino De Fazio. E ci fu una cerimonia al Teatro Grandinetti. Io mi ricordo la cerimonia al Teatro Grandinetti organizzata dal qui presente Leopoldo Cheffaglio per Felice Mastroianni, e me la ricordo, un grandissimo evento. Dunque, torniamo a noi. In quell'occasione il professore Rubino, che era stato compagno di scuola di Valentino De Fazio e che mi diceva la figlia del professore qui, che avevano celebrato insieme la licenza liceale con una soppressata, quindi erano proprio intimi, ha fatto il discorso di intitolazione dell'istituto e diceva di lui: carattere aperto, sereno e generoso, due personalità integratesi perfettamente, lo scienziato e l'umanista. E poi parlava anche lui di bontà, era buono, generoso, non si pagava, anzi mi dicono che qualche volta ai più poveracci le uova e il polli li dirottava a chi andava a visitarsi. E mi diceva mio cognato, il preside Scoppetta, che poi è stato preside qui, che lui ha intitolato la sala dei professori al professore Rubino, visto l'attaccamento e come l'aveva presentato in occasione dell'intitolazione dell'istituto, non senza polemiche mi aggiungevo. È l'ultima diapositiva. E oggi abbiamo inaugurato il museo a lui intitolato. Qui ho messo alcune immagini dei pannelli e di tutte le attrezzature. Questa l'opera dal 90% è dovuta a Lello Perri, all'avvocato Raffaele Perri, il quale ha fatto ricerche ultra specialistiche su questi ferri. Io lì cercavo, mettevo targhette, poi lui verificava su Google, dice no che quelle delle... quindi correggi ste targhette, correggi ste cose. Però pare che sia stata apprezzata la cosa e credo che sia una cosa degna del personaggio Valentino De Fazio e deve rimanere assolutamente, Michele. Deve rimanere ben messa, ben collocata, ben illustrata, ben raccontata e fruibile per quanto più è possibile. Vi ringrazio per l'attenzione. Vedere tutto questo mi dà
mi cura, quindi spero che curi anche voi che vi abitate qua, che per voi sono cose solite, ma per me sono cose straordinarie. E sono molto felice in qualità di cardiologo di strada di portare la mia cardiologia di Lamezia qui. Io sto girando paese per paese della zona per farmi sempre più lametino, sempre più di questi posti, e sto incontrando della gente meravigliosa che mi fa essere contento di essere della scelta che ho fatto. E sono anche molto felice e orgoglioso di assistere alla premiazione di Italo Porto, che io conosco il professore per averlo ascoltato in più di un'occasione e nei congressi. Vi assicuro che non ci poteva essere scelta migliore per un premio al valore del cardiologo, lo scienziato e soprattutto dell'uomo. Quindi io sono veramente felice di essere qui. Ci sarei stato se me l'avessero anche detto, anche senza parlare. Adesso però mi sono abituato alle difficoltà di Lamezia. Venivo dall'opulenta Catanzaro, dove nella cardiologia c'erano e ci sono 26 cardiologi. Noi purtroppo ne abbiamo 7, dopo che ce ne hanno cacciati 4, con solo 8 posti letto di meno. Siamo degli eroi, ma abbiamo anche la forza di andare avanti lo stesso. Speriamo nella politica, che ancora però non ci avvicina per come dovrebbe. Allora, annusiamoci un po'. Io amo i cani, quindi i cani sono capaci di annusare e capire con chi hanno a che fare. Bene, io sono qui, lavoro qui quasi tutta la giornata, da questi terrazzi si vede Lamezia meravigliosa, la cattedrale nuova, è veramente bello stare lì, sembra un campus. I miei colleghi che vengono da fuori mi dicono: Madonna, stai in ospedale, è meraviglioso. Non penso che noi abbiamo questo stesso orgoglio, e questo per me è importante. Questa è la mia squadra, le persone che mi sopportano. Per cui nell'annusare me dovete annusare anche la mia famiglia. Sono persone che lavorano tutti i giorni e che ho ereditato da Antonio, e quindi ho una fortuna, perché lui è molto gerarchico e forte, quindi anche a me mi ha rimproverato più di una volta di arrivare alle 4 preciso qui, quindi andiamo bene. Sono un emodinamista, ho lavorato per tanti anni in questa branca. Ho fatto oltre 32.000 procedure, oltre 5.000 angioplastiche primarie. Ho iniziato nel 1987, qui c'è un giovane Indolfi che è vicino a me. 1987, sono 33 anni, e se vedete un po' quell'immagine del tempo che passa e della storia della cardiologia, che è un poco, mi appartiene un po' negli ultimi 50 anni, perché questi sono 33 anni fa. Nel 1996 è stata fatta la prima coronarografia a Catanzaro presso il Policlinico, purtroppo non si sente bene, ma queste sono delle immagini in cui noi in una piccola sala non cominciavamo a lavorare, avevo accanto a me una collega internista e abbiamo incominciato a fare la storia dell'emodinamica a Catanzaro. In Calabria aveva iniziato solo Cosenza, e ho messo le tre sale alla Pugliese di Catanzaro, dove è iniziata l'angioplastica primaria, e per far partire Reggio Calabria sono dovuto scendere per far partire l'emodinamica di Reggio Calabria, perché c'era la cardiochirurgia, per cui è stato necessario essere lì. Il primo era un paziente con una vaga somiglianza con qualcuno che politicamente magari è collocato in una maniera particolare. Non siamo riusciti ancora a fare niente a Lamezia, i nostri pazienti vengono trasportati in ambulanza verso l'opulenta Catanzaro, dove ci sono tre sale d'emodinamica. A Lamezia nulla, pur avendo un primario,
E allora ci siamo messi a far funzionare l'elettrofisiologia, l'elettrostimolazione. Nel 17 di agosto, dopo un mese di presenza lì, siamo partiti con gli ICD e mi sono dovuto riorganizzare e sono diventato un elettricista insieme a un emodinamista per far lavorare la zona. Quindi non vi preoccupate, non è che è questo il problema o la cosa che, di cui dobbiamo parlare, né vi parlerò di malattie strane o qualcosa che vi possa dare un problema. Però nei 30 minuti che rigorosamente mi ha dato Antonio, purtroppo parlare della storia mi sembra una missione impossibile per la storia della cardiologia, perché poter parlare di tutto quello che ci appartiene a noi vecchietti è un problema. Però vi voglio solo ricordare che per esempio gli egiziani pensavano che la sede dell'intelligenza fosse nel cuore. C'è ancora una diatriba tra neurologi e cardiologi di chi è il comando e chi è il timone, se è il cervello o il cuore. Io ho un'idea precisa e penso che voi la immaginiate. Però se pensiamo alla nascita della cardiologia, pensate per esempio alla percussione quando si sentivano i polmoni, hanno imparato a capire che percuotendo le botti piene di birra si riuscivano a vedere i livelli di birra all'interno delle botti e così hanno capito come poter percuotere i polmoni. E non è stato semplice nemmeno capire e sentire il cuore. Voi vedete questi stetoscopi, erano fatti prevalentemente per le donne, perché sugli uomini si appoggiavano direttamente con l'orecchio, invece sulle donne dovevano allargare la camicetta, per cui per non toccare la donna si prolungava lo stetoscopio. Il professor Mattioli me ne ha, di cui mi pregio di essere stato allievo, me ne ha regalato uno e nel mio studio, ne sono felice. Come anche la scoperta della circolazione, poi andiamo avanti, ma solo per dirvi che per esempio i cinesi solo con sentendo il polso riuscivano a capire quale fosse la malattia o se il paziente fosse malato. Allora in questo quadro meraviglioso che ho avuto la fortuna di vedere a Città del Messico di Diego Rivera ci sono tutte le figure che passano dagli internisti, dagli anatomopatologi, e qui ci sono degli illustri studiosi dell'astrofantina o Hals che con la cavalla riuscì a capire qual era la circolazione. Purtroppo non c'è l'audio, per cui è un film muto, però voglio far vedere quella che in fondo è anche la mia passione, il primo battito che cresce nell'interno di un feto. Lo sente la mamma quando in un certo senso va a sentire il battito quando si fanno le prime ecografie fetali, ed è un sistema, il cuore, che ha la capacità di capire e intervenire nell'interno di vari sistemi, dando la possibilità nell'interno dei vasi, man mano che tutti gli elementi entrano nell'interno del sangue, quindi le piastrine, tutti gli elementi corpuscolati girano intorno e vanno ad arrivare a essere ossigenati nel polmone. Ora, questo è in un certo senso qualcosa però di diverso, perché un cuore batte tante volte nella giornata, ha una vita media di ha la possibilità di far circolare 7500 litri di sangue al giorno e per 2500 chilometri di vasi in una sola persona. Per cui lo spettacolo del cuore quando è sano è buono, però quando è malato purtroppo deve essere... È un po', forse si sente? Sì, se si alzasse un po', vabbè. Allora, e questo è il miracolo, vabbè, anche che, ma che si sente è un miracolo. E allora, quindi... Quando noi andiamo a parlare dell'evoluzione dobbiamo capire quello che un po' come ci dicevano i cinesi, che oggi non sono molto famosi, nel senso non molto, noi è un nome che non facciamo molto volentieri, anche quelli che incontriamo magari pensiamo siano infetti, dicevano che per quanto un albero possa diventare alto le sue foglie cadendo ritorneranno sempre alle radici.
E cosa significa? Cioè che le radici di ogni cosa che noi facciamo è importante, come anche la storia. E come vi volevo far notare, come anche le foto che ha mostrato Antonio, che tutto quello che è storia è in bianco e nero. Per cui ora vi farò un'antitesi tra quello che ha colore e in bianco e nero, e pensando che il tempo che passa. E io che sono vecchietto, che facevo le foto con la mia Canon FTB e chiamavo molto il bianco e nero, penso che il bianco e nero abbia quel sapore di nostalgico e antico che comunque è molto più bello del nuovo. Pensate, questo è lo sfigmo manometro di Rivarocci. Quelli vecchietti come a me lo hanno usato, ora è fuori legge. L'altro giorno ho sentito un giovane collega che mi ha detto: ma che cos'è il Rivarocci? Quindi è qualcosa che è strano, perché ormai è tutto, pensate, ormai la pressione si misura così, ok? E se noi andiamo a vedere l'ecocardiografo degli anni 70, vedete questo signore che sta su una sedia scomoda e che va a vedere delle piccole immagini nell'interno di un monitor. Oggi abbiamo la sonda che si collega con lo smartphone, quindi non abbiamo più quell'apparecchio, abbiamo la possibilità di fare delle cose fantastiche, e che ci poi mandiamo via WhatsApp per far vedere magari a una persona di riferimento. Quanti specializzanti lo fanno con i propri professori? E questo per esempio è un elettrocardiografo, prima Antonio me l'ha mostrato uno di tanti anni fa, magari l'avremmo fotografato e sarebbe stato utile. E questo signore che è Eindhoven, che ha inventato, quantomeno ha creato un elettrocardiografo diciamo più importante, ma comunque guardate quanto è grande, e questi due signori, Luciani Wenckebach, che hanno sperimentato e valutato quali sono dei blocchi per i quali bisogna poi eventualmente intervenire. Guardate che sta succedendo adesso. Adesso noi abbiamo una tecnologia per iPad, abbiamo gli Apple Watch che fanno gli elettrocardiogrammi, e quindi è qualcosa che assolutamente sta cambiando, come sta cambiando il fatto che per esempio per la sincope fino a poco tempo fa molto spesso diceva: ma mettiti dei cuscini così se cadi non sbatti e non ti rompi. Adesso ci sono degli elementi che si chiamano loop recorder, che si mettono sotto cute e che per 3 anni, che hanno le dimensioni quasi come vedete di un cent, e quindi sono molto piccole, sotto cute, possono registrare l'elettrocardiogramma per 3 anni, forse anche 4, noi li iniettiamo pure alla Lamezia. E poi quando noi abbiamo, vi volevo far vedere questa immagine, questa se parte, come funziona invece l'apparato che permette di dare l'impulso elettrico al nostro cuore e quindi a dare la possibilità di iniettare il sangue e andare avanti, ma comunque dando un impulso elettrico. E ovviamente qui c'è un po' di tutto, c'è un rumore lontano, viene da Catanzaro, quindi è lontano, quindi loro sentono, noi no. Allora che cosa succede? Voi pensate a dei tamburi, che sono all'interno del cuore. C'è un primo tamburo che è a livello dell'atrio di destra, a livello del nodo senatriale, va a battere. In seguito a questo battito si contraggono gli atri, c'è un battito successivo, parte il sangue, scende giù, e un battito successivo in cui l'altro tamburo riprende questo stesso battito e lo porta poi alla zona dei ventricoli, che sono le 4 camere, dove ci sono degli altri tamburi che vanno a battere e danno un sistema e un'armonia della banda del cuore, cioè che praticamente dà la possibilità che dalla loro sequenza si possa creare una attività. Ora quindi questo batte il primo, batte il secondo, va il sangue, batte il terzo, e quindi c'ha un sistema di contrazione e di valutazione. Quando c'è una fibrillazione ventricolare, tutti questi tamburi non hanno nessuno che lo comanda, e allora il cuore non porta sangue, e questo sangue quindi non arriva al cervello o agli organi più importanti. E se non si defibrilla, se non si interviene
per interrompere questa situazione politica nuova in cui non comanda nessuno, come sta capitando, e quindi niente va avanti, bisogna fare una rianimazione cardiopolmonare. E succede questo dal punto di vista elettrocardiografico. E allora, se vi ricordate o qualcuno ha visto un calciatore, Morosini, che è deceduto in campo per un arresto cardiaco, c'erano 3 defibrillatori, tanta gente che non lo sapeva usare, il calciatore è morto. Invece, se si fa un'attività adeguata di BLS, si può controllare tutto. Allora, che ha fatto la tecnica? È passato da questo scaldabagno, che era un grande defibrillatore che si metteva esterno a livello del cuore, ha strutture sempre più piccole che vengono messe nell'interno e nel sottocute, fino ad arrivare addirittura a un device che arriva nell'interno del cuore, quindi senza fare dei tagli, senza andare sottocute, questo sistema qui che praticamente permette di essere sparato nell'interno del ventricolo e quindi avere una attività. Quindi siamo passati da un sistema a un altro in tutti questi 50 anni. Io ho delle idee che adesso poi vi farò vedere, perché poi ci dobbiamo intendere su che cos'è il progresso e su che cos'è l'evoluzione e qual è la reale ricaduta. Perché? Vabbè, questo andiamo avanti, a voi interessa poco. Parlavamo per esempio di infarto, cosa succede nell'attacco, insomma, in cui il cuore è come immerso in una morsa, e quindi chi lo descrive così bene, cioè mi sentivo morire, aveva una situazione particolare. Che succede? Succede come un po' succede pure a Platania quando non arriva l'acqua dove deve arrivare. Se c'è un monello che mette delle pietre su questo canale, questa zona qua va a morire perché non prende acqua, e mentre quest'altra zona qua rimane verde e rigogliosa. Ora, alcuni anni fa si aspettava, questa esperienza non l'ho avuta, ma mi dicevano che si aspettava nelle cardiologie per vedere se campava o moriva, oppure sopravviveva o moriva il soggetto con l'infarto del miocardio. Però nel 1967 sono nate le unità coronariche, e udite, nel 1977 la prima unità coronarica calabrese e la quarta in Italia è stata a Lamezia Terme, fatta da Ferlaino. Quindi adesso stiamo retrocessi, noi l'abbiamo, però non abbiamo tutto quello che dovremmo avere, anche perché abbiamo le capacità di fare. Quindi mi aspetterei che chi ha dei figli che sanno fare, come tutti fanno, io ho i miei figli che sanno fare delle cose, io cerco di fargliele fare piuttosto che non farle. E quindi io penso che questo sia una cosa pure importante da dire. E parallelamente con la nascita delle unità coronariche si è ridotta la mortalità nell'interno delle strutture. E come si è ridotta? Si è ridotta perché poi alla fine si sono state fatte le angioplastiche in tempi brevi. Ora, un breve assunto del fatto della cavalla, l'esperimento della cavalla per vedere come girava il sangue. E poi c'è questo pazzo che si chiama Forsman, che si è inettato del mezzo del contrasto, poi è scappato nella sala raggi e si è fatta una radiografia per vedere come veniva a essere iniettato il cuore. Sonso ha fatto dei cateteri che hanno dato la possibilità di portare dei cateteri alle coronarie e quindi di iniettare del mezzo di contrasto, e Judkins l'ha migliorati questi cateteri, e questo signore ha fatto la prima angioplastica, quindi la dilatazione nel 1977 della discendente anteriore. È stato il primo caso di angioplastica, 1987, tant'è vero che da allora è scoppiata la cardiologia interventistica, tutti i giovani andavano a vedere queste angioplastiche, e poi via via sono stati fatti gli stent e i wall stent. Quindi nel 77 è stata data la prima angioplastica, nel 91 io ho fatto la prima, io nascevo nel 91 a fare la prima angioplastica. Quindi ora che cosa si fa? Si corre e si arriva nella sala di emodinamica. E quando si avevano questi aerei terribili, se ne sono fatti dei nuovi, sale di angioplastica, cose di questo genere.
dimenticandosi di costruire il medico. Noi stiamo costruendo strutture, device, e non costruiamo quei medici che io invidio, che riuscivano da far partorire fino al non lo so, adesso poi imparerò, giusto per abbattere quel fuoco che è un infarto e che è dovuto a, sempre come vi ho fatto vedere prima, a un sistema che si occlude e quel sistema è fatto di elementi che circolano nel sangue e bloccati da un trombo. Ma allora, che cos'è un'angioplastica? Purtroppo ve lo volevo far vedere. Un'angioplastica ha le capacità di riaprire un vaso che si è chiuso mentre il cuore batte, quindi non viene bloccato. E che succede? Succede che nell'interno della coronaria ci sono delle placche e che vanno a occludere questa zona, e quando passano quegli elementi che io vi ho fatto vedere vanno a interagire con questa placca, e soprattutto le piastrine si aggregano perché sono molto amiche e quindi si aggregano fra di loro, e come nei paesi quando stanno davanti al bar, e quindi si creano, come ho visto anche io oggi per salire con la macchina, una occlusione della strada. E allora noi che cosa facciamo? Da un'arteria radiale, in genere di destra, si fa posizionare uno di quei cateteri che sono stati inventati da Sonso, Judkins, e arrivano al livello delle coronarie. Su di questi si fa scorrere una guida, perché sono dei cateteri cavi, e la guida che fa? Va ad attraversare questa zona di restringimento, e su questa guida poi si fa scorrere un pallone. Il pallone si dilata fino a 18, certe volte 16-18 atmosfere. Pensate che le gomme delle nostre auto arrivano a 3-3,5, per dire quanto le coronarie riescono a sopportare delle pressioni e quindi della dilatazione. Quando si riapre questo condotto, c'è il passaggio nuovamente del sangue che voi avete visto. Ma come quando uno fa una galleria, poi gli mette la volta per evitare che le pietre possano occludere la galleria, noi abbiamo a disposizione degli stent che sono di metallo o di lega leggera e che hanno delle caratteristiche. Nell'interno hanno delle gellette con un rilascio di farmaci. Questi sono farmaci antiblastici, cioè farmaci che come se agissero contro i tumori, e quindi contro la proliferazione cellulare. Sono molto flessibili, quindi seguono le curve delle coronarie e quindi rilasciano questa sostanza che è nell'interno della struttura, e quindi danno l'impossibilità che questo stent si possa chiudere. E quindi adesso rapidamente, queste sono le gellette a un grandissimo ingrandimento, e questo è il rilascio poi del farmaco che sta nell'interno del device e che si adatta alla parete. La cosa bella di questa situazione è che questo device poi deve essere rivestito, quindi dalle zone laterali si accresce quindi come si fa? Quel pallone che avete visto prima viene passato con lo stent che è adeso, si rilascia il pallone, si richiude e lo stent rimane adeso alla parete, e quindi rimane a lasciare aperta quella struttura. È un po' rigido in questa zona, per cui i cardiochirurghi non sono molto contenti, perché noi emodinamisti siamo pazzi, ne mettiamo 5, 6, 12 stent, e quindi poi praticamente non si riesce più a passare, e quindi noi siamo dei disgraziati in questo senso. E poi vedete come questa struttura viene inglobata piano piano dall'accrescimento delle cellule che stanno lì. E in questo caso si prendono una doppia antiaggregazione per far litigare quelle piastrine che prima si aggregavano, e quindi bisogna farlo sempre. Allora, qual è il mio stato di dubbio? Il mio stato di dubbio è questo. Un po' pensando alle donne che sono presenti anche qui, 50 anni fa erano altre donne. Queste sono cinquantenni che lavorano insieme, queste sono le nuove mamme cinquantenni che fanno i figli in provetta. E se pensate come l'evoluzione da Homo sapiens, io l'ho portato a Homo computer, cioè
noi non abbiamo più il cervello, noi siamo guidati dal computer, che questa signora cercava con difficoltà di capire. Questo era un vecchio Commodore. Dice, questa qua forse non sapeva nemmeno il verbo essere, però dice, guarda, chissà che è su quella cassetta. Adesso i nostri figli sono così, adesso non escono, i nostri figli parlano via computer, sempre che non parlano via iPad, e quindi la prevenzione è importante. E se il progresso è passare da questo panino a questo panino, io sarei un po' in difficoltà. E nell'esaminare il progresso della cardiologia non è, ed è necessaria la cultura, perché magari la sostanza c'è, però la cultura non c'è, e qui ci vuole l'apostrofo, cioè bisogna capire esattamente quello che noi facciamo. Allora, quali sono le informazioni che noi abbiamo? Abbiamo Elisir, quindi le persone sanno di Elisir, però lui è un laureato in lettere, quindi non è assolutamente un medico. È stata fatta medicina 33, dice no, lo dobbiamo sostituire da personale tecnico. È stato sostituito da questa bellissima donna che ha una laurea in lettere anglo-americana. E io molto spesso ci sono dei pazienti, dice come? C'è la dieta zona, me l'ha spiegata porta a porta, me l'ha spiegata ora non mi viene. IR medici in prima linea, sicuramente il professore Porto riesce ad avere sodio, potassio e calcio entro 30 secondi come arrivano là, subito, sodio, potassio, calcio. Ormai il mio infermiere mi dice, dottor, non prima delle 16:30, è inutile che insistete, perché non me lo fanno con i kit. E quando io speravo di avere la caposala bellissima, della quale innamorarmi, purtroppo c'ho Ferdinando Serratore, sindaco di Iacurzo, lo conosco, che purtroppo io amo, cioè mi piacciono le donne, nemmeno come uomo mi attira, e nemmeno riesco ad avere l'allieva giovane. Pensate, queste stanno in un'anatomia patologica nelle scale. Le nostre anatomie patologiche sono dei posti incredibili dove entri e vedi tipo Becchini. Oppure voi vedete i braccialetti rossi, ci sono i miei pazienti che dicono voglio vedere l'attack come quei ragazzi che vedono l'attack. Com'è possibile? Oppure avere il campo di basket sopra l'ospedale con quelli malati di tumore senza gambe che camminano. E quanti amori nel medico in famiglia. E come il dottor House riesce, io vi posso assicurare, fatico tantissimo a fare le diagnosi, lui arriva non sa come. E senza dubbio anche il good doctor, cioè l'autistico che riesce ad arrivare a ogni diagnosi mentre quello si sta affannando. E come, ragazzi, l'influencer, quindi Instagram, e quindi ogni giorno interrogo a Chiara Ferragni per sapere come mi devo comportare e dove sono i miei figli. Allora, scusatemi, io ho una difficoltà a capire se c'è un'evoluzione, perché se noi non vediamo le cose da un'altra prospettiva, le cose non vanno bene. Pensate che si poteva suonare questa canzone di Vasco Rossi, Voglio una vita spericolata, e quella che i ragazzi si stanno cominciando, sono i miracoli che via via Catanzaro lo freghiamo. E allora che cosa significa? I nostri ragazzi vogliono una vita spericolata. Io sto ai giardini di Catanzaro e le birre rotte, e soprattutto sono le donne che bevono. E quindi avere questi modelli, pur avendo le macchine che fanno funzionare e arrivano a riaprire le coronarie, noi dobbiamo avere le coronarie vuote, noi non dobbiamo avere le coronarie malate, noi non dobbiamo spendere solo per la tecnologia, noi dobbiamo spendere per altro, signor sindaco. E allora se noi vediamo che nell'alcol day bevono sempre più adolescenti e sono sempre più donne, 8 su 10 come spirito di emancipazione, allora noi dobbiamo andare avanti. Allora, molto spesso le apparenze ingannano. Quanti di voi non dicono che trattasi di una bella donna? Io penso che tranne le donne possiamo dire Antonio, va bene. Però se allarghiamo l'inquadratura le cose cambiano. Allora io vi chiedo di capire e di conoscere bene le cose. Perché conoscere bene le cose? Perché bisogna imparare a scegliere. Oggi, mentre una volta qui si diceva che la mangiatura era bassa, no? Quindi uno poteva scegliere tra
pane, olio e zucchero, pane, olio e sale, per capire se doveva mangiare salato oppure zuccherato. Ora c'è molto di più e dobbiamo capire, per esempio, le etichette. Cioè, io do 1 milione di euro a qualcuno che dice che queste patatine pie hanno la patata negli ingredienti. Io vi posso assicurare, non l'ho vista, sono tutte situazioni edulcorate. Allora perché non mangiare queste brutte patate che vengono fatte da noi? 100% patata. E se noi poi andiamo a comprare questo estratto della Santal, in cui dice succo di frutta 30% e lampone 8%, questo è estratto di lampone, cioè noi compriamo Santal, perché dice caspita è Santal, di lampone, e c'ha l'8%, solo l'8% di lampone col solo 30% del succo. Beh, una bella aranciata, noi andiamo a spremere le nostre belle arance e andiamo dove vogliamo col 100% arance. E allora se pensiamo ai tuc, quanti di voi non mangiano i tuc? Allora su questo tuc dice olio di oliva, di rosmarino, erbe aromatiche, e poi dice senza, vabbè, olio di oliva, vabbè, andiamo su olio di oliva. Allora ha il 12.8% di olio di palma e il 3% di olio d'oliva. Quindi noi andiamo a ragionare che se io per esempio vado a comprare le fette al latte, sono sicuro che c'è il latte, cioè se no che vado a comprare le fette al latte? Beh, i carboidrati sono solo il 29%, il latte è solo il 29% di tutto questo. Quindi chissà se mangiare una torta torta con cioccolato sarebbe la cosa giusta. E poi quando andiamo al McDonald's noi vediamo fuori delle persone grasse, e allora i bambini tendono a essere così, e se andate in alcune zone sono grassi i gatti che stanno in casa, i cani che stanno in casa, perché noi pensiamo a farli mangiare e portarli al McDonald's. Ma se andate in Sila c'è la McInduia, se proprio devo morire, voglio morire di induia, perché è veramente buona ed è roba nostra. Quindi se pensate che è solo di chi parla il compito di trovare, o del professore Porto o di altri, pensare che non è il lavoro nostro, pensate che oggi quando tornate a casa tutte queste cose che noi ci siamo dette sono cose che anche noi dobbiamo fare, perché dobbiamo capire. Allora, che messaggio io penso e vi voglio far portare a casa? Che sono importanti le conquiste della tecnologia, sono importanti per andare avanti e per guarire e per ridurre la mortalità. Però lo stesso cantante poi, quando è diventato più vecchio, ha fatto una canzone e dice: voglio che la vita abbia un senso, devi dare un senso alla tua vita. E io penso che il senso non lo devono dare solo i cittadini e i pazienti, il senso alla propria vita lo devono dare pure i medici. I medici devono riscoprire l'arte del medico, devono uscire dalla tecnologia e dal progresso per ritornare allo stetoscopio, per tornare a sentire le spalle, per incominciare ad ascoltare. Perché se andiamo tutti dietro la tecnologia e non andiamo dietro la cultura, noi non avremo risolto niente. E perché la soluzione è vedere le nostre persone serene, la soluzione non è curare ma prendersi cura, e quindi avere attenzione. Prendersi cura significa mettere prima il paziente e poi la tecnologia, significa dare anche a chi è malato anche una possibilità. È come questa canzone di Venditti, io sono canzone dell'età mia, purtroppo sono vecchietto, dice: quando pensi che la vita sia finita, tu pensi quanto è bella questa vita. Quindi noi dobbiamo anche nella malattia, noi medici, far riconoscere quello che è giusto, perché noi come tecnologia riusciamo a costruire un ospedale in 10 giorni, ma ammazziamo il vero medico che aveva scoperto il coronavirus. E allora scusatemi, ma per me questa sera che dico queste cose, per me la tecnologia ha perso, perché non mi ha dimostrato nulla aver costruito un ospedale per 10 giorni, ma ha dimostrato che un vero medico è morto, e quindi c'è qualcosa che non va.
e l'evoluzione tecnologica non potrà mai sostituirsi alla cultura clinica e alla sicurezza del rapporto medico-paziente. E per dare una terapia che io vorrei dare, ma purtroppo non si sente, questa è una è un tram a Stoccolma, hanno fatto questo esperimento. C'è questo signore che entra con questa gente tetra e comincia a ridere. E la gente prima lo guarda e poi man mano che è tutta presa per se stesso via via ride. Ride e ridono tutti gli altri. Tutti si girano, siamo a Stoccolma, non siamo a Platania, ci sarebbero girati prima. Allora, io penso che vi somministro una terapia che non sarà mai superata, non ha dietro la tecnologia, non ha dietro gli emodinamisti, non ha dietro niente. Sono un sorriso 3 volte al giorno, 8, 14, 20. Se non funziona, se aumenti la dose. Non sono stati registrati effetti collaterali, perché il cuore, come in questa bella canzone di Cristicchi, è una canzone in cui si pensava che fosse una preghiera, ma anche una canzone d'amore. Il cuore ci chiede di avere cura, e il medico vi dice: abbiate paura di coloro che vi dicono che sono super bravi, che hanno la tecnologia più grande del mondo, che hanno le pareti lucide e la bella struttura, perché se non c'è un medico e ha un cuore e la voglia di prendersi cura, nessuna evoluzione ci sarà e nessuna vittoria sulla sofferenza e la malattia ci sarà. Grazie. Butera e l'avvocato Perri, Lello, per la loro collaborazione, tutti i dipendenti comunali, questo è un ringraziamento di parte, perché essendo dipendente comunale ringrazio tutti i dipendenti che anche durante il lavoro però ci hanno messo la loro passione, e ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco e la giunta per la fiducia che ripone negli uffici quando proponiamo dei progetti che riusciamo a intercettare attraverso i siti internet, e perciò partecipiamo volentieri e ogni tanto riusciamo anche a trovare le risorse. Autorità, signore e signori, il Comune di Platania, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Felice Mastroianni e della locale Proloco, che mi onoro di rappresentare, ha voluto istituire e realizzare questa prima edizione del premio Valentino De Fazio, con lo scopo di riconoscere e valorizzare l'impegno nel settore della medicina e più in generale delle scienze. Ho accolto con grande piacere e sincero apprezzamento l'invito a collaborare e a intervenire alla cerimonia di assegnazione del premio Valentino De Fazio, che speriamo sia capace di essere un prezioso elemento di continuità per costruire insieme un paese sempre più ricco di opportunità. Un auspicio quest'ultimo che mi auguro trovi ulteriore conferma in futuro. Consentitemi adesso una questione personale, che voglio rivolgere un caloroso saluto a nome della mia famiglia e soprattutto da parte di mia mamma Nina e del mio papà Gregorio, che hanno condiviso con la famiglia Porto momenti di autentica amicizia e allegria. Il riconoscimento che tra poco sarà conferito rende merito ai tanti sacrifici che sono stati necessari per raggiungere traguardi alti e ambiziosi. Il premio consegnato al professor Italo Porto per la passione e l'impegno è innanzitutto un riconoscimento per il lavoro speso con intelligenza e lungimiranza, ma anche per il contributo di conoscenza e competenza. Prima di procedere alla premiazione, permettetemi di delineare brevemente il profilo del premiato. Chiedo scusa per aver riassunto in 2 pagine il suo curriculum. Italo Porto nasce il 16 novembre del 1974 e si laurea nel 1998, giovanissimo, a soli 24 anni non ancora compiuti, e con il massimo dei voti in medicina e chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nel 1999 si abilita all'esercizio della professione e si iscrive all'Ordine dei Medici della provincia di Catanzaro.
Nel 2002 si specializza in cardiologia, sempre all'Università Cattolica. Per 2 anni, dal 2003 al 2005, lavora e fa ricerca ad Oxford, in Inghilterra, in uno dei più famosi ospedali inglesi. Poi, ritornato al Policlinico Gemelli, sede sempre dell'Università Cattolica, consegue il dottorato di ricerca, l'abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento e un master di secondo livello in cardiologia interventistica. Numerose sono le esperienze professionali e cliniche presso il Policlinico Gemelli di Roma, presso il John Radcliffe Hospital di Oxford, l'ospedale di Cosenza, l'ospedale di Arezzo, l'università e il Policlinico San Martino di Genova, acquisendo una notevolissima esperienza ed autorevolezza nel campo della ricerca cardiovascolare. È stato inoltre sperimentatore principale e coordinatore di studi multicentrici a Oxford, collaborando inoltre in ben 12 progetti di ricerca in Italia e all'estero, in Gran Bretagna, in Australia e negli Stati Uniti, nel settore della genetica e delle malattie cellulari e molecolari del cuore, nel campo delle malattie coronariche, delle emergenze cardiologiche, dall'ecocardiografia, dalla risonanza magnetica cardiovascolare, dell'emodinamica interventistica sia coronarica che vascolare e valvolare. Ha prodotto ben 250 pubblicazioni scientifiche, inserite in prestigiose riviste e libri italiani ed esteri, sugli argomenti della cardiologia, della genetica, della coronopatia, dell'emodinamica, dell'angioplastica, della farmacologia. Ha partecipato in qualità di ideatore, coordinatore e sperimentatore principale a innumerevoli progetti di ricerca scientifica internazionali e nazionali ed è membro in diversi comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati. È stato tutor e correlatore di ben 16 tesi di laurea, di specializzazione e dottorati di ricerca. Per la sua riconosciuta competenza è stato organizzatore, relatore e moderatore di oltre 200 congressi in Italia e all'estero. È membro delle più importanti società scientifiche cardiologiche italiane ed europea di cardiologia, quali la Società Italiana di Cardiologia, l'Associazione Nazionale Medici Cardiologici Ospedalieri, l'Associazione Europea per gli Interventi Cardiaci Percutanei. Dal 2018 insegna presso l'Università di Genova in qualità di professore ordinario di cardiologia, nonché primario cardiologo del Policlinico San Martino, sempre di Genova. Per la sua attività e per la sua ricerca è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero. Ne cito solo alcuni. Premio Giovane Ricercatore della Società Italiana di Cardiologia, premio come miglior poster negli Stati Uniti e a Roma. È stato inserito tra gli studiosi di maggior impatto per la produzione culturale e scientifica, ovviamente in campo medico. Ma oggi, a tutti noi, ci piace pensare che nessun premio sia stato più gradito di quello che fra poco gli consegneremo, a qua, a Platania, alla presenza dei suoi genitori, di tutti i parenti e di tutta la comunità, non solo platanese. Invito il dottor Italo Porto a salire sul palco. Ovviamente il premio non poteva che consegnarlo il sindaco di Platania, Michele Rizzo. E adesso ovviamente do il microfono al professore. Sono emozionato e imbarazzato. Chi mi conosce sa che io come carattere non sono uno aduso ai riconoscimenti eccetera. Devo dire che col tempo ho imparato a parlare in pubblico, ho avuto insomma numerose esperienze, ma come relatore scientifico, ecco, più che come così come speaker. Qui vorrei veramente soltanto dire due rapide cose. Intanto un ringraziamento sincero ed emozionato alla comunità di Platania, alla comunità di Conflenti, c'era anche il sindaco di Conflenti, e ci sono vari di Conflenti fra di voi, compreso Don Adamo Castagnaro, che permetto personalmente di ringraziare, anche perché voglio dire, è stato detto che io sono andato alla Cattolica e Don Adamo è stato molto importante nella mia formazione e mi ha aiutato davvero. Un'altra cosa che vorrei e che
mi ha molto colpito è stata la figura di Valentino De Fazio in termini di ricerca e di fisiopatologia. Quello che mi ha colpito tantissimo sono state, l'ha fatto vedere bene Antonio Butera, le ricerche fisiopatologiche, perché la fisiopatologia, cioè il perché delle malattie cardiovascolari, ciò che c'è sotto, non soltanto la clinica, è stato anche un leitmotiv della mia produzione scientifica, di chi mi ha insegnato, che è Filippo Crea, che anche qua mi fa piacere nominare, un calabrese di cui io sono allievo e che è professore ordinario alla Cattolica, e il suo insegnamento è stato sulla fisiopatologia delle malattie cardiovascolari. In questo ho trovato davvero un'assonanza. Un'altra persona che mi fa piacere nominare e che fra voi è la mia professoressa di italiano e latino, che veramente è stata molto importante perché mi ha messo in difficoltà, perché mi ha messo in grande difficoltà durante gli anni del liceo, perché dico sinceramente, io ero abbastanza bravo al liceo, però, ero un po' pigro. Cioè, nel senso, sapevo di poter contare su, come dire, qualità, eccetera, e quindi quando potevo, come dire, magari succedeva che facevo qualche furbizia e non studiavo sempre. E questo non mi è stato mai... Lei non me l'ha perdonato. Non me l'ha perdonato mai. Un'ulteriore menzione è a Roberto Ceravolo. Roberto è primario dell'ospedale di Lamezia Terme, nel quale, come dire, che è l'ospedale più vicino a voi, che è un ospedale che ha una storia, l'ex primario è fra di voi. L'ospedale di Lamezia è in difficoltà dal lato, diciamo, del personale, perché a Roberto non vengono sostituiti i medici che ci sono. Io sono primario del mio ospedale, un po' più grande, ma da pochissimo, e ho anch'io lo stesso problema, perché quest'anno all'ospedale San Martino sono andati in pensione in 6, nell'anno prossimo andranno in pensione altri 6, quota 100 è un grosso problema anche per me, e quindi è un invito a supportare il lavoro che Roberto sta chiaramente facendo e a tutti quanti quelli che possono, di supportare, diciamo, il suo grande sforzo per l'ospedale di Lamezia, che è veramente una cosa importante. Io poi sono un cardiologo interventista come lui, la mia formazione è simile alla sua. Io ho un'esperienza di cardiologia interventistica piuttosto lunga anch'io, fatta negli scorsi 20 anni. Adesso mi trovo a fare anche il gestore e l'amministratore, come lui ha dovuto cambiare pelle passando da idraulico ad elettricista. Io da idraulico sto diventando una persona che fa riunioni, una persona che fa management, una persona che fa un corso di management sanitario, sto cambiando anch'io pelle e quindi mi riconosco tantissimo nel suo lavoro. L'ultima e il vero ringraziamento finale che vorrei fare è ai miei nonni. I miei nonni sono di Platania tutti e quattro, o quantomeno a Platania hanno trascorso grande parte della loro vita personale e professionale. 3 non ci sono più, e di uno di questi io mi onoro di portare il nome, e un altro c'è, è fra di voi, non è qui, ma diciamo è il... è la persona forse più anziana che c'è, diciamo con più anni, ecco, non diciamo più anziana, diciamo con più anni, che c'è in questo paese, e di tutti i miei nonni io sono orgoglioso, e davvero a loro alla fine vorrei dedicare questo premio.